L'importanza del drenaggio la si vede su questi, insomma, li vedete, queste linee qui sono nient'altro che uno spacco sulla terra che serve per fare uscire l'acqua e magari farla andare giù per il bosco. E l'importanza invece di arieggiare il terreno, di muoverlo, di spaccare anche qualche radice e finalmente senza usare, probabilmente non useremo nessuna fresatura, ma solo la lavorazione grezza per lasciare il più possibile intatto il terreno. Come vedete si spacca il terreno, guardate, scuro, pieno di sostanza organica. Una volta mosso sicuramente, guardate la differenza. Queste sono dove passano le ruote del trattore, vedete che le zolle grosse, e dove non passano le ruote del trattore, eccole qui. Guarda. La differenza sta tutta qui. Quindi per ovviare a questo problema siamo costretti, se vogliamo trattare bene il suolo ovviamente, a muovere la terra, arieggiarla, rompere le zolle che pur rotte, vedete? Questi qui sono i lombrichi, guardate, eccone qua uno. Sono lombrichi che fanno i buchi sulle zolle e permettono poi alle acque piovane di andare in profondità. Purtroppo terra compattata dal passaggio quest'estate, questa primavera, le piogge ci hanno costretto a fare trattamenti e passare col trattore sul terreno bagnato, e questo ha ovviamente compattato molto il suolo. Risolveremo pian pianino, un passo alla volta. Dopo essere passati, ovviamente queste sono tutte radici delle viti spaccate, e quindi favoriremo anche la creazione, diciamo, di nuove radichette della vite più profonde. Spacchiamo quelle superficiali e teniamo quelle più profonde, che lavoreranno anche quando il terreno sarà più asciutto a causa di mancanza di piogge.